Elena carissima. Ciao Matteo. Ciao, ciao, come stai? Ciao, bene. Tu? Tutto bene? Benissimo. Stavi salendo dai sì, ragazzi? Andiamo. Salgo su. Con te. Dai, dai, con te. Bene, molto bene. Allora, senti, facciamo uno scambio di sedie che voglio fare due chiacchiere con lei. Oddio, che... Allora, no, no, non scappiamo. Siamo tutti vicini, ma faccio due chiacchiere con te. Mi dai una tua definizione di Venezia? Oddio. No, beh, Venezia è... C'è una cosa a parte, una cosa unica, secondo me. Cioè, unica. Secondo me si dice una... È una cosa unica, però non ha... Non ha un... Cioè, qua ha proprio un senso, unica. Studenti a Venezia vivono caoticamente, vivono un po' alla giornata, diciamo, probabilmente, anche perché ultimamente le prospettive di uno studente universitario non sono certo quelle che c'erano 15-20 anni fa, quando comunque c'era un percorso predeterminato, una carriera che avresti potuto seguire, comunque ora è un po' più caotico, te lo devi costruire il futuro e quindi te lo costruisci un po' come ti viene, diciamo. Allora, ero studente anch'io per molti anni. Ed è stata dura, non avendo mai borse di studio, è stata dura perché dovevi trovare in affitto, in compagnia di altri studenti, litigi, scissioni, accorpamenti, e non è andata. La vita era molto cara, lo è tuttora. Come sono le case degli studenti a Venezia? Insomma, quelle lasciano un po' a desiderare. E come sono gli affitti delle case degli studenti? Quelli invece non lasciano molto a desiderare. Sì, sono molto sono cari, fondamentalmente abbastanza cari, sì. In quanti vivete in questa casa? Qui siamo in 4 più 2 nel monolocale confinante. Quindi tu sei uno studente che è rimasto a Venezia? Sono rimasto a Venezia. Ma quanti ne rimangono oggi? Che io conosca, dei miei corsi di laurea e compagnia bella, molto pochi. Molto poche, se non trovano occupazione in questa città. Tutti tornano via o vanno in giro per il mondo. Tu vorresti rimanere a Venezia? Sì, mi piacerebbe parecchio effettivamente restare a Venezia, però sì, non vedo grandi prospettive. Sì, soprattutto insomma lettere, musica, non è che ci... Insomma, gli ambienti sono pochi, sono un po' ristretti, le possibilità non sono tante. Cosa non cambierei mai? Questa grande dicotomia fra l'essere un'isola e essere un posto a parte da tutto il resto del mondo, infatti i veneziani non sono mai razzisti, perché che tu venga da Treviso, che tu venga dalla Guinea-Bissau, sei comunque fuori dall'isola, sei straniero. E questo miscuglio tra isolamento e multiculturalità, relazione con tutto il Mediterraneo, con tutto anche ultimamente anche con tutto il mondo, forse è la cosa più preziosa che c'è in questa città.